Benvenuti in questa nuova puntata, io sono Federico Ronzoni ed oggi andiamo a vedere tutto quello che sta succedendo in questo momento su Bitcoin e sulle criptovalute, perché proprio oggi Bitcoin fa un -0.5%, attualmente scambia sotto i 41.000 dollari, livelli di prezzo che non si vedevano da praticamente inizio gennaio 2024. Come mai tutto questo? C'è da preoccuparsi o siamo in linea con le mie aspettative? Quindi d'ora in avanti cosa ti aspetti ora, Fede? È tutto come pensavi? È cambiato qualcosa? Insomma, andiamo a fare un attimo un riepilogo, un aggiornamento della situazione attuale su Bitcoin, perché tutto sommato fino ad oggi le cose sì, erano cambiate, ma in realtà eravamo praticamente rimasti sempre sui 42.000 dollari, quindi dopo lo scarico di venerdì il prezzo ha lateralizzato e al momento sta facendo un altro scarico. Quindi nella scorsa puntata, che appunto eravamo sui 42.000 dollari, ci siamo detti si inizia a scendere. Io vi dicevo come tutto sommato la dip comunque che c'è stata non è stata chissà quanto brutta, perché comunque Bitcoin dai 49.000 dollari che è andato a toccare in giornata giovedì, ok, giovedì 11, ha fatto un -15.3, però attualmente se andiamo a vedere sta facendo un -16-17%, che se mi seguite e sapete cosa ne penso, sono molto contento di questo. Perché sono molto contento? Ve l'avevo scritto qua sul mio gruppo Telegram completamente gratuito dedicato ai trades, trovate il link qui sotto in descrizione per unirvi, è gratis, condivido le mie idee, le mie opinioni. Vi ho detto, per ora, bella liquidazione su Bitcoin. Era da un po' che non superavamo il 10% circa di dip, come vi dicevo nel video di ieri, cioè questo video qua, ok? E cos'è che era successo? Anzi, no, non è neanche questo video qua. Mi sa il video dell'altro, l'altro ieri. Non lo so, ragazzi, forse era questo video. Sto fuso in questo momento per giornate, settimane, perché come sapete se mi seguite mi sto rilocalizzando e ho spostato casa, mi sono trasferito, quindi è abbastanza complessa la situazione. Ora sono nella casa nuova finalmente, però devo ancora sistemare tutto, quindi perdonatemi audio, video, perdonatemi o se dico qualche cavolata, ecco, sono perdonato. Comunque, ritornando a noi, vi dicevo che mi sarebbe piaciuto vedere qualcosa di più sostanzioso, cioè andava bene il -10%, ma eravamo -10%, cioè -15%, cioè, e sono quelle cose che ti lasciano sì, però cioè ti dà ok magari quella dip, perché non è, per carità, non è male, però ti lascia un po' la mano in bocca, no? Se andiamo a vedere su un grafico da 4 ore, l'ultima volta che c'è stata una dip importante, ragazzi, risale praticamente a settembre, che poi è dip importante, un -22%, ok? E al momento la dip più importante che c'è stata era proprio quella da venerdì, quindi dai 49 ha fatto un -15% fino ad andare ai 41, però al momento siamo a -16% e come sapete io sono ben felice di questo, un -17% quello che è. Perché? Perché volevo vedere qualcosa di più sostanzioso. Volevo vedere una dip da -20-30% dal top, sarebbe bellissimo. Infatti oggi vi ho scritto poi sul gruppo, dai forza please, Bitcoin realizza i miei sogni. Quindi parliamo di questo e di molto altro in questa puntata. Vi ricordo come al solito prima di iniziare che io non sono un consulente finanziario, questi non sono consigli finanziari, per cui fai sempre le tue ricerche prima di mettere a rischio il tuo capitale all'interno dei mercati finanziari. Se ancora non sei iscritto al mio canale YouTube, iscriviti, mi raccomando, e metti anche un mi piace a questo video per far vedere che apprezzi ciò che faccio e per far capire a YouTube che questo contenuto è di valore e quindi YouTube deve consigliarlo obbligatoriamente ad altri utenti qua su YouTube, ok? Quindi grazie mille per il sostegno e vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate tutti i link agli exchange che io consiglio e che io utilizzo poi alla fine anche personalmente per fare operazioni con le cripto, trading in leva, eccetera, eccetera, eccetera. Trovate i bonus di benvenuto e anche i loro relativi tutorial completi dedicati che ho realizzato qua su YouTube. Quindi se vuoi anche supportare ciò che faccio, registrati su questi exchange con il mio link. Grazie, grazie, grazie mille. Ora,
meno 17%. Benissimo, ragazzi, benissimo. Cioè, io non aspettavo altro. Io non aspettavo altro. Tra l'altro, lo sapete, cioè, non c'è bisogno... Vabbè, lo sapete, sapete che ho preso profitto, no? Qua sui 44-45 mila dollari con la notizia dell'ETF spot. Non perché, ragazzi, sapevo che l'ETF sarebbe stato un salve news. No, non sono un buffone, non sono qua per millantare, c'ho cose che non credevo. Lo sapevate, vi ho detto, ragazzi, io sinceramente mi tiro indietro da una previsione su cosa poteva accadere su Bitcoin. Perché? Perché ho detto, ragazzi, è difficile. Cioè, come lanciare alla fine una monetina, no? Cioè, salve news, non è salve news, era molto difficile da prevedere. Io non sono bravo a tradare le notizie, per cui ho detto, ragazzi, mi tiro indietro. Su questa cosa mi tiro assolutamente indietro. Bene, però, perché? Perché ero preparato sia nel caso in cui Bitcoin fosse salito e sia nel caso in cui Bitcoin non fosse salito. E quindi stavo bene, benissimo. È salito, sono andato a prendere i miei profitti e adesso sto scendendo come però mi aspettavo, perché non era in linea questa salita, cioè era troppo. Cioè, o meglio, vi ho detto prima ancora dell'approvazione del ETF spot, due scenari: o andiamo in totale euforia a 60 mila dollari, però poi dopo si riscende sui 40, oppure da questi livelli, quindi intorno al 44, quello che è, si va a fare una correzione interessante. Infatti, se andiamo a vedere il grafico mensile, io partirei proprio dalla puntata di oggi, dal grafico mensile, i livelli importanti erano i 60 mila dollari e i 38-35 mila dollari. Se andiamo sul settimanale ci sono anche tra l'altro i 32 mila dollari, ma li vedremo dopo questo livello che è assolutamente importantissimo. Però 60 mila e 35-38 mila dollari, superati i 60 mila dollari si va in totale euforia, totale ignoranza e lì diventa assolutamente un pericolo, danger, 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 ok, come zona, nel senso che inizia a diventare bella calda. Però c'è l'ignoranza, insomma, il classico periodo da bull market che dura qualche mese per poi brum, ok? Proprio bull market ignorante. Io vi dicevo, ragazzi, o si va fino a questi livelli, comunque eravamo a 49 mila dollari, quindi mancava alla fine un più 20%, che poteva starci, però poi sarebbe stata, secondo me, più cattiva la discesa, mentre come sta succedendo adesso, secondo me, è meglio, oltre al fatto che, vabbè, in linea con tutto quello che è sempre successo negli anni dell'halving, cioè quello che, sì, la notizia dell'halving è una notizia importante, perché tra l'altro, come vi ho scritto nel gruppo delle notizie, 100 giorni mancano all'halving, quindi ci siamo lì ormai, eh. Però se andiamo a vedere, quello che è sempre successo è che comunque Bitcoin non è halving to the moon. No, calma. Halving, tranquilli, relax e poi si parte. Ok? Quindi verso fine 2024-2025. Non prima dell'halving. La bull run non c'è prima dell'halving. Vedete, 2019-2020 Bitcoin ha rallentato prima dell'halving. E vedete che comunque anche qua nel 2016, prima dell'halving, rosso, mese rosso, dopo l'halving, mese rosso, quindi praticamente abbiamo fatto, quando c'era l'halving, qui nel 2016, un meno, in questo caso un meno 40%. Quindi capite che sì, halving, benissimo, però calma, ok? Perché come l'ETF spot, è una notizia bullish, ragazzi, non è che la notizia non è positiva, però sono tutte notizie che sul breve non hanno quell'effetto. Però pensate, ci ho fatto un video dedicato all'halving, ve lo lascio qui sopra nelle schede, guardatelo che è molto importante. Cambia ovviamente dinamiche di offerta e domanda, ma sono comunque cose che non è halving, to the moon, prezzo, ci svegliamo, 200 mila dollari. No, ci vuole tempo, ok, ci vuole tempo. Comunque, benissimo, quindi sul mensile abbiamo detto come 60.000 dollari o al momento reputo più probabile andare in questa zona qui, 38-35.000 dollari, anche se vedo che
È sotto gli occhi un po' di tutti, eh? Cioè veramente fino a qualche magari settimana fa non se ne parlava tanto, però adesso tutti ne parlano di questi 38-35 mila dollari. Quindi o si va ad anticipare questo livello oppure si va proprio a sfondare questo livello e dove potremmo andare? Addirittura sui 32 mila dollari. Poi, secondo me, comunque, se Bitcoin dovesse andare a 32 mila dollari, che ovviamente non è, cioè, non è detto, può benissimo non succedere, però se va a 32 mila dollari, io vi sto dicendo quali sono i livelli più importanti per Bitcoin, quindi come supporti abbiamo i 38, 35 e 32 mila dollari. Tra l'altro 32 mila dollari importantissimi perché vanno a tenere tutta questa struttura qua, la vedete? Questa struttura qua di prezzo e vanno un po' a dividere, no? Quello che è stato il bear market e il bull market. E questo secondo me è molto importante. Comunque, tornando a noi, i 32 mila dollari potrebbero essere una grandissima zona di supporto e anche una grandissima zona per un eventuale bounce. Come vedete, dai 49 mila dollari ai 32 mila dollari sarebbe un meno 35%, un bello sciacquone come si deve. E sarebbe top. Ovviamente come probabilità di realizzazione, come già vi dicevo, sono basse, ok? Ora, andare dai 49.000 dollari ai 38.000 dollari è più o meno meno 20%, quindi meno 22. Potrebbe anche magari il prezzo fermarsi sui 39, comunque sarebbe un meno 20%. E perché andrebbe bene? Perché sarebbe comunque in linea con quello che è successo durante questa fase rialzista di prezzo, perché ragazzi, comunque il prezzo è rialzista, eh? Cioè la tendenza è up, ok? Quindi ricordiamoci, il prezzo sta andando verso l'alto, fa parte comunque di un trend rialzista, salita, discesa, salita, discesa, salita, discesa, salita, discesa, è normale, cioè è salutare, anzi. Per questo dovreste ben sperare di questi crolli, ma ovviamente operare con questi crolli, secondo me, io personalmente non lo faccio, come sapete, non vado short sul Bitcoin. Comunque, tornando a noi, vedete che è in linea, al momento siamo a meno 17%. Comunque, qua ha fatto ad agosto, l'ultima volta che abbiamo avuto un crollo importante, un meno 22%, settembre 2023, poi abbiamo fatto qui un altro meno 20% a maggio. E poi qua abbiamo fatto un altro meno 22%. Quindi fare meno 20, meno 19, meno 18, meno 21, meno 22 sarebbe in linea. A me personalmente piacerebbe vedere qualcosa in più per ovviamente avere dei rischi di rendimenti migliori, però già sono soddisfatto, cioè come vi ho sempre detto, bisogna avere la pazienza di andare a trovare delle opportunità, ok? Perché un giorno sei bullish perché il prezzo sale, un giorno sei bearish perché il prezzo scende, non si fa così e soprattutto ricordiamo quello che ho scritto qua. Ecco qua, adesso ve lo faccio vedere perché era veramente un messaggio importante. Qui il prezzo, tra l'altro, era andato per la prima volta a 45.000 dollari circa, poi era crollato, è andato a 40.000 dollari. Qui, tra l'altro, eravamo a inizio dicembre. Vi dicevo, non è un invito a comprare o altro, però molte volte bisogna semplicemente avere la pazienza di aspettare dei rischi di rendimenti migliori. Cioè, il problema delle cripto è che si muovono veramente veloci, veloci. E qua, anche qua, ve l'ho detto. Guardate che prima o poi c'è quella dip da meno 10, meno 20, meno 30. E secondo me, per come sono fatto io, per come è la mia propensione al rischio, insomma, per come mi muovo, per come opero, che è la mia opinione, eh. Io non do consigli finanziari, non sono un consulente finanziario, per cui vi sto semplicemente dicendo quello che io personalmente faccio, è comunque di aspettare delle situazioni favorevoli. Cioè, già adesso, che è un meno 17%, è molto meglio che comprare a 48-49 mila dollari o a comprare anche semplicemente a 45 mila dollari perché c'è l'ETF. Capite il senso? Se dovesse crollare ulteriormente e fare un 38-35 ed è un meno 22-25%, almeno avete da parte vostra, ovviamente il passato non può essere un chiaro indicatore del futuro, però
Però vedi da parte vostra la statistica che in questa bull run, un meno 22, meno 20, meno 22, sono state delle ottime opportunità di acquisto. Sotto il meno 20%, ottime opportunità di acquisto. Succederà la stessa cosa? Non lo so. Magari questa volta fa un meno 28% e va a 35.000 dollari. Magari fa un meno 34% e va a 32.000 dollari. Il che sarebbe top. Ovvio, se facciamo meno 40%, inizia ad essere leggermente fuori linea, ok? Perché si va anche sotto livello importante. Però potrebbe capitare, cioè nel caso in cui ci sia un evento proprio che fa crollare tutti i mercati generali, un po' come era successo all'inizio 2020, ci sta. Però poi vedete che deve esserci un riassorbimento abbastanza veloce. Quindi tutto sommato, bene. Cosa mi aspetto io? Come vi ho detto, i livelli da tenere in considerazione sono quelli. Come vi dicevo, la dip che avevamo visto fino a qualche giorno fa non mi convinceva e volevo vedere qualcosa in più. Sono soddisfatto di quello che ho visto? Nì, nel senso che se andiamo sul giornaliero o anche sul settimanale, però su time frame leggermente brevi, vediamo che siamo alla fine sul settimanale, molto chiaro, 41-44 mila dollari. Ragazzi, quindi in questo momento questi sono i livelli più importanti da tenere in considerazione e chiudere la settimana, perché poi chiudere la settimana sotto i 41 mila dollari potrebbe essere un segno di ok, allora si va sui 38-35 mila dollari. Che poi magari può arrivare a 39.000 dollari, oppure a 34.000 dollari. Non è che deve per forza arrivare, è giusto per dare un'indicazione. Non è che deve 38.000, ah, Fede è andata a 38.001, allora ti sei sbagliato. Non funziona così. Poi dovete capire che in questo settore, cioè, puoi avere anche ragione, ma conta far soldi. Perché se tu dici, ok, Bitcoin va secondo me 100.000 dollari, però poi non hai mai comprato Bitcoin, non hai neanche un Bitcoin, cioè capite, puoi avere ragione, ma poi che senso ha avere ragione? A me non me ne frega niente di avere ragione così fino a se stesso. Quindi i livelli comunque sul settimanale sono questi, se tiene i 41 sul settimanale è una zona che comunque si rimane in questo range, ok? Quindi range tra i 41 e i 44. Se andiamo sul giornaliero, che a me personalmente non sta piacendo perché non è così tanto positivo, però devo dire che in questa fase ci sta questo rallentamento, questa noia, questa lentezza. Ed è la cosa, tra l'altro, migliore che potesse accadere, cioè è la cosa migliore che in questa fase di mercato possa accadere a BTC. Cioè il fatto che l'asset si annoi è bene perché stiamo arrivando verso l'halving, comunque sono già, ripeto, delle zone migliori queste rispetto a ovviamente 46-47 mila dollari. Quindi già comunque è un bel dump. Potrebbe scendere ancora, però già è un bel dump. Ok? Non è proprio molto sostanzioso, però non è già male, cioè non è malvagio. La cosa migliore, secondo me, ora, ed è quello che io spero possa accadere su BTC, è una lateralizzazione, quindi una noia del prezzo da qua almeno fino all'halving, che praticamente ormai è tra 100 giorni. Quindi, se andiamo a prendere un periodo di tempo che va da oggi a 100 giorni, andiamo praticamente in data, eccoci qua. 27 aprile 2024. Io qua avevo stimato intorno a 17 aprile, ma questo grafico l'ho fatto, ragazzi, l'ho fatto sotto i 20.000 dollari, sui 16-17.000 dollari. Quindi, cioè, devo modificarlo, lo andremo a modificare quando ci sarà la data dell'halving, così abbiamo la data precisa. Però io mi aspettavo all'epoca il prezzo di Bitcoin nella data dell'halving intorno ai 32.000 dollari. Ora siamo a 41.000 dollari. Non voglio gufarla. Spero che non possa, cioè, in realtà spero, così accumulo di più. Però
Vediamo, in quello che dicevo comunque che secondo me lo scenario migliore sarebbe quello di una lateralizzazione barra scarico, cioè un po' quello che sta facendo adesso, un po' di noietta, in modo tale che il prezzo vada ad accumulare un po' di energia, l'asset vada a prendere forza, l'ETF spot, la narrativa è un po' finita, inizia magari a crearsi una narrativa sull'halving, post-halving, poi si possa partire, ovviamente. Macroeconomia permettendo, perché comunque vi ho fatto vedere quello che succede quando c'è un taglio di tassi di interesse sia su Bitcoin e sia su Ethereum. Quindi taglio di tassi di interesse, gli effetti su Bitcoin e su Ethereum comunque sono stati in passato piuttosto importanti e se andate sul gruppo Trades li trovate. Macroeconomia permettendo. E anche elezioni presidenziali USA che comunque sono piuttosto bullish per il prezzo degli indici globali, S&P 500, Nasdaq, comunque negli anni delle elezioni presidenziali USA tendono a fare delle buone performance, quindi abbiamo un po' di situazioni abbastanza, cioè, differenti, però ripeto, cioè siamo comunque in una bull run, cioè le dip fanno parte del gioco e ci sta, ci sta. Quello che mi piacerebbe vedere è una specie di noia, lateralizzazione, si accumula energia per poi sfondare comunque dopo l'halving o qualche settimana barra mese dopo l'halving. Questo è quello che mi piacerebbe più di tutte le cose vedere, cioè quindi noia, magari scende ulteriormente per poi andare a spaccare. Questo è quello che mi piacerebbe. Andiamo su Ethereum. Ethereum molto bene, ragazzi. Ethereum molto bene, soprattutto Ethereum BTC. Sapete che io sono stato preso il bottom. Spero di aver preso. Ok, ve l'avevo scritto qua. Dov'è? Allora, che poi vabbè, bottom, però veramente incredibile. Ci ho detto come Ethereum, ok, Ethereum, l'ETF Ethereum, aggiornamento, una volta approvato l'ETF spot su Bitcoin, la narrativa possa spostarsi su un eventuale ETF su Ethereum. Sta facendo bene e basta, nel senso che oltre ai miei meme che mando, però mi piacerebbe superare i 0.062 per avere almeno una certezza di forza, no? Questo livello qua. Per avere una certezza di sfondamento, quindi fare una roba di questo tipo. E poi allora gli dico: cacchio, sta prendendo forza Ethereum. Però, come vi dicevo, ragazzi, guardate che comunque, nonostante magari il prezzo di Bitcoin possa scendere in futuro, mi aspetto che il prezzo di Ethereum non faccia lo stesso, cioè scende, ma meno di Bitcoin. Infatti, Ethereum BTC sta facendo bene. Non basta perché una rondine non fa primavera, però c'è stato comunque un rialzo importante, questo qui della settimana scorsa. E come dicevo, sono stato abbastanza soddisfatto e soprattutto abbiamo rotto questo periodo che andava da ottobre 2023. Quindi tutto sommato molto bene. Per avere maggiori certezze di questo reversal, quindi di questa inversione di trend, perché magari potrebbe essere così per poi ritornare giù, perché comunque Ethereum ha fatto schifo, ragazzi. Per quello che dicevo, una rondine non fa primavera, ha fatto schifo dal 2022, metà 2022 ad oggi. Bene, questo rialzo per avere maggiori conferme, gli 0.062. Ok, quindi tutto sommato bene comunque Ethereum, perché sta finalmente mostrando un po' di forza. Vediamo se terrà ancora nelle prossime settimane. Ok? Quindi questa è un po' la panoramica generale su Bitcoin. Grayscale sta vendendo, ragazzi, sta vendendo Grayscale, sì, ma ci sono comunque quelli che stanno comprando, quelli che stanno entrando grazie all'ETF spot. Quindi, ripeto, per quello che secondo me siamo un po' in una situazione in cui un po' di persone entrano, un po' di persone escono. Cioè, ci sta, ragazzi, la narrativa è quella che è, cioè la narrativa in questo momento non c'è più ETF, spot, vediamo che si era un po' anche scaricata da quando, ragazzi, da inizio dicembre, ormai si sapeva, cacchio, c'è stato comunque tanta volatilità, ma alla fine, quando è che c'è stato il grande movimento su Bitcoin? Qua,
in queste settimane qua, da ottobre, da metà ottobre fino a metà dicembre. Questo è stato un grande movimento e questo è tutto quella speculazione sull'ETF spot. Questo è stato il movimento del breve dell'ETF spot. Questo. Qua ormai la notizia era stata assorbita dal mercato, non c'è ancora chissà quanto nuovo interesse. Vedo che ci sono persone nuove che si iscrivono al canale, vedo che ci sono persone nuove che stanno iniziando a interessarsi per la prima volta sulle cripto, ma questo è il grafico storico delle posizioni in classifica dell'app di Coinbase nell'App Store USA. Vediamo che siamo ancora ben lontani dai picchi. Sì, c'è un nuovo. Anche le mie visualizzazioni sono aumentate. Poi adesso sono un po' falsato perché non ho fatto tanti video. Perché, appunto, come sapete, ho dovuto preparare le valigie, pratiche burocratiche. Poi farò un video riguardo. Però sì, è salito un po', ma neanche più di tanto. Qui sono metriche comunque io tengo sotto osservazione. Ripeto, mi piacerebbe vedere uno scarico un po' più ampio in modo tale da ricaricare le pile, ok? Ripeto, post narrativa, quindi ci sta, il prezzo è scarico, deve trovare un motivo per salire. Siamo ancora comunque in buon territorio e vediamo un po' quello che succede. Ci sta, ragazzi, fa parte comunque di Bitcoin e fa parte di quello che ha sempre fatto. Io non credo che questa volta sia diverso, non credo che questa volta allora Bitcoin va a 5.000 dollari o questa volta Bitcoin va a 500.000 dollari. Siamo lì, stiamo seguendo quello che fa tendenzialmente sempre BTC, poi non è che questo ciclo sarà uguale a un altro ciclo. Ricordatevi che comunque il mercato troverà sempre un modo per fregarci e per rubarci soldi, per quello bisogna avere una strategia fatta a priori che indipendentemente da cosa possa fare il prezzo o da cosa possano comportarsi le vostre emozioni, voi appunto siete preparati in una situazione o dall'altra. Secondo me è questa la pratica di successo in questo mondo degli investimenti. Però ripeto, siamo in linea, vediamo, sarebbe epico se andassimo sui 32.000 dollari nel giorno dell'halving, ad aprile 2024, 32.000 dollari, magari quando tutti, cioè se Bitcoin dovesse andare a 32.000 dollari nel giorno dell'halving o comunque nel periodo dell'halving, e mi sento i commenti dire: ah, ma no, adesso Bitcoin va a 10.000 dollari, cioè veramente significa che la gente è proprio stupida, perché cioè io dico, questo grafico qua l'ho fatto qua, ragazzi, qua l'ho fatto, ok, qui l'ho preparato sotto i 20.000 dollari. Cioè per me i 32.000 dollari sarebbero un'opportunità di acquisto molto buona. Già anche comunque 35-38 mila dollari, non è che sono risk free, ragazzi, cioè non è che io entro e allora automaticamente guadagnerò soldi, però offrono dei rischi rendimenti migliori. Rischio rendimento cosa vuol dire? Che posso rischiare determinato a quantità per ottenere però un rendimento più alto rispetto a qua, cioè qui magari a comprare a 48.000 dollari nel pump dell'ETF ho un certo rischio e posso ottenere un certo rendimento. Comprare dopo comunque un crollo importante, una bella liquidazione, ho un rischio minore perché è già crollato tanto il prezzo e posso avere anche un rendimento più alto. Quindi semplicemente è questo. Poi ovviamente il rischio comunque di investire in questi asset estremamente volatili, estremamente rischiosi come le criptovalute c'è sempre e non si possono non calcolare, non conoscere. Quindi direi che comunque siamo in linea, siamo in linea, sono felice, speriamo che questa correzione possa essere più corposa, siamo a meno 4,6%, 4,7%. Quindi molto bene, vediamo e speriamo che possa scendere ancora ulteriormente e fare, ripeto, quella correzione, non dico per forza il meno 35% o di più, ma anche semplicemente un meno 22, meno 20%, già 35, 38 mila dollari, che tra l'altro sono le prime aree di supporto importanti, vedete che già saremmo comunque in linea con le correzioni di questo.
di questo bull market, ok? Poi questo non significa che allora non possa fare di più, di meno, lo sapete, però sarebbe nella normalità, ma anche già attualmente o meno, se si dovesse fermare qua, dipende, cioè può benissimo magari fare 40.000 dollari, però poi deve vedere come va a chiudere la candela settimanale. Che dire, ora entrare, non entrare, dipende dalla situazione, dal caso specifico, da cosa si vuole fare, è difficile dare una risposta univoca, per cui non la darò. Questo è ragazzi, noi ci vediamo alla prossima puntata, spero abbiate apprezzato il contenuto e alla prossima, ciao!